ragazzi, il mio Mordaf e oggi siamo qui su Clash Royale. Ho un casino di cose da dirvi e da farvi vedere, tra cui quella Magical Chest. E non ho finito. Vabbè, oltre a tutte le ceste, come al solito, ho trovato... Provate ad indovinare. Stoppate il video e scrivetemi cosa ho trovato sotto nei commenti. Ho trovato il minatore. Mio Dio, io ancora non ci posso credere. Per fortuna ho registrato. L'ho trovato in un baule gigante e io ancora non ci posso credere. L'unica cosa che mi aspettavo è che mi uscisse un minatore. Guardate quanto è bello. E regà, siamo a 3 leggendarie su 7. Nello scorso episodio vi avevo chiesto di scrivermi qualche tecnica da usare e mi avete bombardato di messaggi. Ma prima direi di aprire questi bauli perché non vedo l'ora. Proprio veloce veloce. Sta registrando tutto? Magari trovo una leggendaria, che ne so. Prima epica, congelamento, che non la trovo da quando ho iniziato il gioco. Baule della corona. Domatore, dai, ci sta un 5 domatore. L'ultima, la Magical Chest. In questa serie ne abbiamo tipo aperti 3, se non sbaglio. Forse 4, non me lo ricordo. Comunque molti, ma molti pochi. Ma direi di andare ad aprirlo. Lo so che volete vederlo. State aspettando come dei pazzi o semplicemente avete saltato questa parte. Sì, ti ho visto a te. Andiamo. Oro, Sgherri, Bombarolo, Cavaliere. Regà, se c'è una leggendaria, io non so, aspetta che mi invento qualcosa da fare. Io bevo l'acqua. E la madonna, ho quasi 1000. Arcieri, l'ultima deve essere un'epica. 2 epiche. Non è un'epica. Ma, allora, ecco. Volevo tutte le epic del mondo tranne lo specchio. Cioè lo specchio fa schifo. Ma grazie lo stesso. È il gioco che è stronzo. E visto che ho trovato una leggendaria poco fa, ovviamente ha detto no. Col cazzo che facciamo trovare un'altra epica, Raffo. Ma a dettagli mi accontento così. Uno dei deck che mi avete consigliato è questo. Regà, non vi offendete se non metterò il vostro deck, perché se dovessi fare un attacco per ogni deck che mi avete consigliato, probabilmente il video uscirebbe di un'ora. Ne ho scelti 3 a caso e nel prossimo ne sceglierò altri 3. Ma direi di andare perché devo prendere altri bauli e se mi capita un baule, non lo so, super magico, io non so cosa faccio. I barbari, allora, i barbari, parliamone. I barbari non li ho mai usati, anche se ce li ho al 9. E sì, li odio con tutto il cuore, lo sapete anche voi. Ma cercherò di usarli e se mi faranno incazzare anche in un attacco, probabilmente non lo so, mi ammazzo, sì. Però devo dire che sono molto ma molto forti con quel cavolo di domatore. Come faccio a dire... quanta roba hai messo? E anche la scarica, vuoi mettere qualcos'altro? No, raga, noi dobbiamo attaccare ora. Ora non hai capito un cavolo, tu non metti nulla. Ora tocca a me, brutto infamone. E mo ti faccio il culo, tiè. La madonnina. Guarda quanta gente che ha. Guarda quanta gente. Mi ha fatto fuori i barbari. Cosa? Sei un infame. Mo vedi cosa ti faccio, mo vedi. Ti faccio 3 stelle all'istante proprio. Do questa, infame. No, infamone che non sei altro. Devo attaccare, raga, il tempo sta per finire. Devo attaccare. Oh, infame. Devo attaccare, devo dargli un colpo. No, però lui mi ha fatto fuori la torre. Lui mi ha fatto fuori la torre, però io gli ho fatto fuori la torre. Sì, oddio, non ci credo. Però lo so che perderò 100% proprio. Infatti noi spammeremo tutta la roba che abbiamo. Non voglio farlo passare. No. Oddio, 28 di vita. Così totalmente a caso. Però ho fatto la mossa giusta. Stavo per dire, ho fatto la mossa giusta e mi sono difeso bene. Vi ringrazio per i vostri deck che non mi fanno sclerare, no, sono bellissimi. Il secondo mazzo me l'ha consigliato Alex Adventures Games, ciao Alex. E dovrebbe essere forte, non lo so. La tecnica con gigante mongolfiera dovrebbe essere forte, ma ovviamente usata da me non lo sarà mai nella vita. Però noi ci proviamo lo stesso. Non so perché ho messo subito
subito così di prepotenza, ma chi se ne frega. Oddio, oddio, quanto danno che facciamo. Gli facciamo fuori una torre. Però è meglio non lanciare niente per ora. Gli abbiamo anche tirato su l'estrattore. Dobbiamo fare fuori immediatamente. Ecco, non è morto. Oh! Ecco, abbiamo attaccato come degli animali. Alla fine perdiamo anche noi la torre. È rimasta a 600. Con questo deck sinceramente potremmo anche fare le 3 stelle. Non lo so. Io ci proverei. Proprio di prepotenza. Oddio, ha messo l'estrattore. Quindi non dovrebbe avere Elisir. Mio Dio, raga, questo deck è troppo forte. Dai, prendi il mago. Oddio, 356 di vita. Probabilmente ci faranno fuori la torre, ovviamente. Però noi potremmo attaccare di nuovo. E sì, potremmo fare 3 stelle. Ok, vai ora. Dammi quella mongola. Vai, mongola! Io conto solo nella mongola, anche se potrei tirare la sfera infuocata, perché sono un idiota. Non è manco arrivata la sfera infuocata. Ma abbiamo fatto 3 stelle. Questo deck, regà, è approvato. Grazie mille, Alex. Bellissimo deck. E il primo baule, che bello. Il terzo deck che ci consiglia: Gatto Pazzo Dani. E sì, sei un pazzo, perché questo deck costa 5. Tu mi vuoi proprio male. Anzi, direi anche di potenziare lo scheletro. E sì, potremmo vincere. Non lo so, mai nella vita vinceremo con questo deck. Però io ci proverò. Oh mio Dio, che cacchio di figura farò io con questo deck? È il deck più costoso che io abbia mai usato. E non c'è manco l'estrattore. Quindi siamo fottuti per 2. Oh mio Dio, ci metteremo 3 anni a spawnare la roba. Palla di fuoco lì. Ecco, guarda che non lo becco. Ok, ok. No, potevi beccare anche il mago di là. Porca miseria. Vai, dobatore. Oddio, dobatore con la furia. Non l'ho mai usato, però è fortissimo. Guardate che devasto. Oddio, e mo come mi difendo? Non lo so, non me lo chiedete. Ma sì, difendiamoci con lo scheletro gigante. Sì, è la Valchiria. Chi cavolo la farà fuori? Ok, non ci posso fare un cavolo. Però se lo scheletro arriva... Oddio, è arrivato a torre. Però noi stiamo perdendo quella torre, quindi siamo fottuti. Probabilmente il golem non lo useremo mai. Cioè, costa troppo. E sì, c'è un bel gigante che ci sta aspettando di là. Al 7. E non so con cosa farlo fuori. Muori, mago del cavolo. No, c'erano i barbari. Porca miseria, potevo fare fuori i barbari. Oh, cacchio. Ma come faccio? Ma come faccio a difendermi? Cioè, devo usare il golem per difendermi. Che cavolo devo fare? No, no. Oddio. No. Cosa? Mi difendo con la furia? Oddio, questo deck, raga. Oh mio Dio, che deck di merda è? Vabbè, comunque è stato lo stesso divertente. Grazie mille, Dani, per il deck fortissimo. E direi che per questo episodio è tutto. Vi ringrazio per tutti i deck che mi avete consigliato. Ovviamente ne useremo altri 3 nel prossimo episodio, quindi non vi preoccupate. Comunque, ragazzi, per questo episodio è tutto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi. Noi ce l'ha al prossimo giorno con un prossimo video. Beh ragazzi, il mio raffio, oggi siamo qui su Beat Your Boss. Picchia il tuo capo, bene.